8 ore dall'ultima mezzanotte che ci ha introdotto in questo venerdì 26 aprile 2024, 17ª settimana dell'anno, 117 giorni trascorsi dall'ultimo capodanno, ne mancano 249 al prossimo. Il sole questa mattina è sorto alle 6:04, resterà in cielo fino alle 19:59, il culmine alle 13:01. Oggi avremo 13 ore e 55 minuti di luce. La luna comparirà questa sera alle 22:35 e resterà in cielo fino a domattina alle 7:53. Oggi la Chiesa celebra i santi Anacleto e Marcellino Papi. Anacleto, o Cleto, è il successore di San Lino nella Santa Sede. Marcellino governa la Chiesa per 8 anni, muore nel 304 per la recrudescenza delle persecuzioni cristiane. Tanti auguri a Anacleto, o Cleto, e ai Marcellino che ci sono in giro. E buongiorno e grazie per aver accolto il nostro invito a Valeria Toppetti, consigliere delegato di Ambiente S.p.A. Buongiorno. Buongiorno. Com'è? Buongiorno a lei. L'abbiamo buttata giù dal letto, no? Si sveglia presto la mattina. No, io mi sveglio presto la mattina. Ho 4 figli, quindi per me la mattina inizia sempre molto presto. Subito attiva. Figlia di Paolo Toppetti, radiologo, e sì. Alberta Paris, sì. Sorella di Francesca. Sì. Moglie di Renato e, come giusto, diceva lei, mamma di 4 figli. Esattamente. Fernando, Paolo, Maria e Gabriele. Giusto, sì. Beh, diciamo che è una famiglia bella grande. Una famiglia numerosa. Bella numerosa. Una famiglia numerosa è un grande impegno, ma anche un grande dono. E quindi sin da piccoli ovviamente i bambini devono essere seguiti, ma anche ora che sono adolescenti richiedono molte cure. Ma la tua famiglia quando eri piccolina com'è stata? La mia famiglia è stata una famiglia piena di cure, di attenzioni. E mio padre sempre al lavoro, perché è stato il primario di radiologia a Pescara, quindi una vita per l'ospedale, e mia madre molto presente con noi. E ricordo con grande affetto l'ora serale in cui mio padre tornava a casa. Wow. Io e mia sorella lo aspettavamo ed era importantissimo aspettarlo per cena. E poi lui ci raccontava quello che era accaduto durante il giorno. Per lui la professione di medico è stata proprio una grande missione. Io sono cresciuta con questo esempio e questa immagine proprio di un uomo che ha vissuto per il bene comune. Parlaci anche un po' dei tuoi studi, no? Studi, sì, classici al liceo. Sì, ho frequentato le scuole medie qui alla Pascoli e poi al liceo classico Gabriele D'Annunzio. Sono uscita con il massimo dei voti, sono sempre stata una grandissima studiosa. Secchiona? Una grande secchiona, uh-huh. Quindi 60-60esimi. E ricordo con grande gioia un'esperienza bellissima teatrale con il professor Cesare Di Giovanni, che intraprese proprio con la terza C di quell'anno la grande attività di teatro al liceo classico, che fino a qualche anno fa è stata proprio caratterizzante, il teatro classico. Io interpretai la Fedra di D'Annunzio, wow, un successone. Questo fece proprio accendere in me una passione per il teatro e quindi una volta a Roma io mi sono laureata alla Sapienza. Ecco, tra questo, di questo tra poco ne parliamo, perché quando eri a Pescara hai iniziato anche un percorso esatto, francescano. Un percorso francescano, sì. E all'università quindi ho studiato alla Sapienza, anche lì 110 e lode, tutti 30 e lode, sempre al massimo con gli studi. E dopo la laurea in giurisprudenza. Diritto penale con la tesi. Laurea in diritto penale, sì. L'offensività del reato. Diciamo che dentro di me c'è sempre stato questo spirito di andare verso l'altro e verso chi è più fragile, e il diritto penale è sicuramente la branca del diritto che più si avvicina proprio all'umanità, sia nella parte lesa sia nella parte che ha sbagliato. E quindi per questa ragione scelsi il diritto penale come materia di tesi di laurea. Ecco, e poi cosa ti ha portato ad appassionarti alla giurisprudenza? Allora, io ho sempre avuto interesse sin dagli studi classici, probabilmente lì è nato il mio interesse per la giurisprudenza, proprio per il diritto, e per i valori, soprattutto per il valore umano e quindi per i diritti. Mi sono sempre messa dalla parte di chi in qualche modo veniva un po' offeso, veniva messo da parte. Ho sempre sentito forte questa chiamata proprio alla difesa, cioè lo spirito di difensore è dentro di me. E quindi ho pensato poi di scegliere questa professione di avvocato. E poi il diritto canonico? Diritto canonico è
diciamo, stata la conseguenza del mio percorso di fede. Io sin da quando ero appunto al liceo ho frequentato la Gifra, quindi i giovani francescani, e quindi sono cresciuta tra i frati di Sant'Antonio e nella comunità francescana. E una volta a Roma mi sono detta: voglio mettere a servizio proprio del Signore anche le mie conoscenze giuridiche, e quindi ho intrapreso gli studi di diritto canonico presso l'Università Pontificia di San Tommaso d'Aquino, l'Angelicum a Roma, una università bellissima. Ma questa predisposizione era una cosa che sentivi dentro, oppure hai maturato in famiglia questa attenzione? Io sicuramente ho ricevuto un'educazione cattolica, però sicuramente sono stata proprio io a volte anche a portare questo valore all'interno della mia famiglia, è stata proprio una mia personale chiamata. E diciamo che in famiglia ero colei che più era vicino proprio al mondo parrocchiale, tanto più che la nostra parrocchia, essendo nata in via Carducci, era quella l'attuale Chiesa del Mare, e invece questo mio percorso si è svolto a Sant'Antonio, perché l'ho conosciuto, i frati di Sant'Antonio, tramite i compagni di scuola. Quali sono le tue passioni, oltre ovviamente il piacere di studiare e l'attenzione per la fede? Allora, io ho sempre amato molto disegnare, è stata la mia più grande passione per molti anni, passione che ha ripreso mio figlio Fernando, il primo, che è bravissimo. E poi un'altra mia grande passione è quella di viaggiare, io amo molto viaggiare, e proprio viaggiando ho scoperto quanto grande sia la varietà di scenari che caratterizzano proprio il nostro pianeta, il nostro mondo, quindi l'amore per la natura. E tutto questo mi ha portato sicuramente anche ad approfondire poi negli anni gli studi proprio sull'ambiente, perché ecco, la natura è una mia grande passione, quindi passeggiate in montagna, e passeggiate al mare, proprio quando posso mi rifugio nella natura. E il pianoforte? Il pianoforte è stato uno studio che ho portato avanti fino all'esame di quinto, e con l'insegnante Rachele Marcheggiani, che ricordo sempre con grandissimo affetto, e devo dire che ancora oggi strimpello. Oggi io suono a orecchio, riesco a riprodurre diciamo, i suoni, le melodie che mi piacciono. Tipo? Ma anche la musica leggera. Anche la musica leggera. Sì, sì. E è molto bello suonare, e devo dire che ci si sente liberi. Quando mi desidero rilassarmi, a casa abbiamo un pianoforte, perché la mia terza figlia Maria suona il pianoforte, e lei, quindi grazie a lei, insomma, abbiamo ripreso questo pianoforte a casa, perché per molti anni non l'abbiamo avuto, e quindi ogni tanto mi diletto anch'io. E poi ci sono le lingue. Sì, allora io ho studiato inglese proprio molto bene, con le certificazioni appunto quella di Cambridge, e questo mi ha permesso sia all'epoca dell'università che poi nel mondo del lavoro di poter anche vivere esperienze molto interessanti, anche contatti con l'estero. Ora nel mio lavoro, negli ultimi anni, mi ha anche permesso di poter partecipare a dei convegni sulla sostenibilità, sull'economia circolare, anche in lingua inglese. Ho anche fatto degli interventi con questo linguaggio tecnico proprio legato alla sostenibilità, e mi sono detta: caspita, quando si studia poi alla fine rimane, lo studio rimane, quindi è sempre un patrimonio. Ormai, soprattutto quando ci si confronta con l'Europa, quella è la lingua. È importantissimo, sì, bisogna assolutamente conoscere molto bene l'inglese, almeno l'inglese. Sì. E poi dicevi di questa passione per la recitazione. Sì, fare l'attrice. Il teatro, sì. Il teatro. Addirittura ti confesso che quando sono andata a Roma io proprio volevo frequentare l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, e i miei genitori, pensa come sono stati lungimiranti, non mi hanno detto di no, mi hanno detto ok. E allora io mi sono avvicinata a questa realtà e per un paio di settimane l'ho frequentata. Mi sono accorta però che mancava quella parte di studio che per me è da sempre stata importante, essendo io una secchiona, e di approfondimento, e quindi poi ho deciso comunque di intraprendere il corso di laurea e quindi seguire questa mia passione per il diritto, e a fianco a questo percorso di studi universitari di coltivare questa passione. Quindi ho frequentato una scuola di teatro a Roma per 3 anni, mi ricordo era in via Largo Marchiafava, vicino all'università, proprio vicino alla Sapienza, e ho studiato mimica e quindi dizione,
e poi anche recitazione. E poi ho anche studiato teatro in francese presso l'Ambassade de France près de Saint-Siège, quindi ho anche un'infarinatura di francese. E mi ricordo che recitai il Cyrano di Bergerac proprio nell'ambasciata di Francia presso la Santa Sede, ma sempre nell'ambito di queste esperienze teatrali. Cosa ti ha lasciato questa esperienza dal punto di vista umano? Allora, dal punto di vista umano, la possibilità di esprimere appieno quello che è dentro di te. E quando si recita si tira fuori il sentimento che è del personaggio, ma in realtà si attinge a una parte della tua vita, perché un momento di tristezza, come può essere ciò che emerge quando il personaggio magari è triste o è in difficoltà, così come un momento di forza, di gioia, di energia, e tutto questo fa parte della nostra vita. Quindi il mondo della recitazione ti permette di tirare fuori quello che comunque tu vivi, quindi è molto molto empatizzante. Poi mi ha insegnato anche molto la dizione e anche la scioltezza nel parlare in pubblico. Devo dire, questo mi è servito moltissimo anche per la mia professione di avvocato nelle arringhe, poiché dopo lo studio appunto della dizione e della recitazione per alcuni anni è del tutto naturale per me parlare in pubblico anche davanti a grandi platee, non ho nessun tipo di imbarazzo. Renato Di Benedetto, come lo conosci? Allora, mio padre e suo padre erano amici e quando si è trattato di fare pratica, io studiavo, mi sono laureata a Roma e la pratica forense però l'ho svolta a Pescara presso uno studio di un'amica. Mi mancavano appunto delle udienze e questa mia amica non poteva più assistermi in questa pratica e mio padre mi consigliò di andare da questo suo amico Fernando Di Benedetto. E entrai nello studio e diciamo che fu un po' Fernando, mio suocero, che veramente ho tanto amato, che ora non c'è più, e che in qualche modo ebbe subito un lampo. Quando mi vide mi disse: sarai seguita da mio figlio in questa pratica legale. E quindi mi affiancò Renato, che dopo poco cominciò a farmi una corte serratissima. E io dapprima lo respinsi anche perché comunque ero appena tornata a Pescara, non mi sentivo pronta, ma lui fu molto tenace e poi ho compreso che era veramente una bellissima persona, ovviamente mi sono innamorata e quindi poi nel giro di un anno, da quando ci siamo conosciuti, ci siamo sposati. È stato un matrimonio veloce. Amore, sì. Amore a prima avete vista. Capito subito che sì. Eravate le persone giuste, inutile perdere tempo. Esatto, lui addirittura dopo 3 mesi mi ha chiesto di sposarlo. Sì. Ma Roma ti manca? Allora, come luogo in cui vivere devo dire di no, perché poi tra l'altro avendo la famiglia numerosa, Roma è una città molto complicata. Ora vado spesso a Roma perché comunque è una casa familiare, quella nella quale io e mia sorella abbiamo studiato, che era una casa di mia nonna. Quindi spesso mi capita di avere udienza a Roma e quindi insieme a Renato magari anche soltanto un giorno andiamo a Roma per motivi di lavoro. Di recente, con il mio ruolo di coordinatrice regionale delle donne di Forza Italia, spesso vado a Roma anche alla Camera dei Deputati, in Senato, perché ci sono piccoli incontri, piccole commissioni, degli incontri anche con il Comitato Nazionale, quindi mi capita comunque di andare a Roma, oppure anche semplicemente per un fine settimana con i figli. Quindi secondo me Roma, per noi pescaresi, che ce l'abbiamo così vicina, è veramente molto bello andare, ma non la rimpiango come città in cui vivere. E invece Pescara? Pescara la amo tantissimo. E, ho sempre amato la mia città e anche quando ero fuori tornavo spesso. E da quando poi, dal 2019, ho intrapreso questo percorso pubblico, candidandomi per la prima volta con la lista civica Pescara Futura, ho cominciato un viaggio che poi non si è mai interrotto all'interno della mia città, anche nei luoghi e nelle realtà che non sono quelli del mio quotidiano, perché comunque ognuno di noi tendenzialmente tende a ripetersi nelle azioni quotidiane, nei quartieri e nelle parti della città in cui svolge la propria attività o comunque segue la propria famiglia. E quindi pian piano ho conosciuto veramente la città in ogni suo aspetto, in ogni quartiere, anche quelli periferici, in ogni necessità. Ho conosciuto tantissime associazioni di ogni tipo che si occupano di ambiente, ma anche di sport, di sociale, molto di sociale. E quindi è una città veramente bellissima. Io... Come sei arrivata alla tua prima candidatura nel 2019, se non sbaglio? No? Allora, tra l'altro con Pescara Futura. Con Pescara Futura, sì. Una...
creazione, se vogliamo, dell'attuale sindaco Carlo Masci. Allora, la proposta mi è arrivata in tribunale, poiché io, appunto, essendo avvocato da sempre, tutte le mattine, ora un po' meno perché con il processo telematico si frequenta di meno il tribunale, perché comunque alcune udienze sono state sostituite con il nuovo processo, dagli scritti difensivi, e comunque anche i depositi ora sono online, ma fino a qualche anno fa tutti noi avvocati tutti i giorni in tribunale o per l'udienza o per adempimenti. E questa proposta mi fu rivolta da un cancelliere della volontaria giurisdizione che stava formando questa lista civica a sostegno del sindaco e mi propose di candidarmi proprio per dare una mano con spirito di civismo. E dato che io per molti anni mi sono occupata dei disagi sociali della città, insieme al presidente del tribunale Angelo Bozza sono stata tutore e amministratore di sostegno, quindi in supporto delle persone che non hanno capacità giuridica, che magari attraversano dei periodi difficili, ma anche tutore dei minori, quindi frequentavo spesso questa cancelleria della volontaria giurisdizione, quindi quella parte del diritto che non è contenziosa, ma che è appunto volta alle persone con fragilità. E allora mi è arrivata in questo contesto questa proposta e ho accettato, ma devo dire con spirito di collaborazione. Non credevo che poi sarebbe derivato questo, diciamo, grande anche successo, questo inizio. Sì. E quando ha comunicato la cosa in famiglia? Allora, mio padre è stato felicissimo. Ah, davvero? Sì, lui ha accolto proprio con grande entusiasmo e sin dall'inizio mi ha sostenuta. Come dicevo, probabilmente per questo spirito di servizio nel pubblico e per il bene comune che lui ha vissuto nell'ospedale pienamente, proprio lui è vissuto al piano meno uno dell'ospedale civile di Pescara, dove si svolgono tutte le attività di risonanza magnetica, TAC, e quello che lui ha svolto come primario di radiologia. Quindi lui lo ha visto come un servizio pubblico e quindi è stato subito con me. Mia madre è un po' preoccupata, mia madre è molto protettiva da sempre, quando ero ragazza proprio ai massimi livelli, ma ancora oggi crescendo lei si preoccupa molto per il mio molto essere, diciamo, in attività. E quindi solo per questo, quindi anche lei è favorevole e lo è stata sin dall'inizio, ma con qualche perplessità sulla mole di impegno. Sì. Anche mio marito mi ha sempre supportato. Sì. Era fondamentale. Fondamentale. Anche c'avevi comunque quattro figli. Esatto, con perché quattro figli. Poco tra il 2007 e il 2013 sono arrivati tutti. Esatto, no? In 6 anni sono nati quattro figli. Quattro figli. Sì, un bel impegno. Ovviamente è importante che la famiglia sia unita per ogni ambito professionale, perché bisogna sempre parlarne ovviamente tra coniugi. In particolare la politica è un vortice, perché travolge un po' tutta la tua giornata. Devo dire, la campagna elettorale lo è ai massimi livelli, ma un politico che davvero voglia dare il massimo del contributo possibile, ed è doveroso perché è un ruolo di grandissima responsabilità, intraprende proprio un modus vivendi che è totalizzante. Quindi mio marito è con me. Ma culturalmente da dove vieni? Qual era prima del 2019? Il tuo rapporto con la politica? Allora, io prima di allora non ho mai, diciamo, partecipato attivamente alla vita politica, non ho mai aderito a partiti, però i miei valori sono sicuramente quelli dei valori tradizionali e valori senz'altro cattolici, quindi il valore della famiglia, e il valore del lavoro, e il valore comunque della vita, della libertà, dell'autodeterminazione, della parità, tutti i valori che sicuramente in una realtà come quella di Forza Italia, che è un partito liberale, democratico, cattolico, europeista, io ritrovo. Quando sei arrivata a Forza Italia, dal civismo di Pescara Futura? Sono arrivata l'anno scorso, quando Nazario Pagano, che è il coordinatore regionale di Forza Italia ed è il presidente della prima commissione affari costituzionali alla Camera dei Deputati, mi ha proposto di entrare in Forza Italia con il ruolo di coordinatrice regionale delle donne di Forza Italia, Azzurro Donna Abruzzo. Ecco, parlaci anche un po' di questa esperienza. Sì, allora, ho meditato prima di accettare questa proposta, che sicuramente è una proposta molto bella, soprattutto perché pone me come donna proprio sotto un profilo di rappresentatività proprio della donna nelle istituzioni, perché Azzurro Donna rappresenta proprio il valore della donna che con la propria famiglia comunque riesce ad affermarsi nel mondo del lavoro, quindi nel mondo civile, nel mondo dell'imprenditoria, nel mio caso per essere consigliere delegato di questa SPA, e poi nel mondo della politica. Quindi la proposta era veramente molto molto interessante.
Una sfida. Esatto, una sfida. Prima di entrare ho letto tutto lo statuto di Forza Italia e devo dire che ho accettato perché mi sono ritrovata in quei valori. E sicuramente, come più volte già ho, insomma, ti ho detto finora, è quello appunto dell'aderire al pensiero cattolico. E ho accettato e devo dire che sono stati mesi molto molto belli. Come dice il coordinatore, l'onorevole Nazario Pagano, io ho dato una grande nuova vita ad Azzurro Donna, perché da quando ho questo ruolo ho organizzato molti convegni, incontri, anche raccolte di fondi, e ho organizzato delle attività umanitarie in favore delle donne in difficoltà, ma anche delle famiglie. E ho partecipato, come dicevo, anche alla Camera dei Deputati ad alcuni incontri proprio sul ruolo della donna in politica. Occhi azzurri, no? Occhi azzurri. Quindi sì. Non poteva essere altrimenti, se uno slogan vivente. Sì. Parlaci anche di questo incarico, è arrivato nel 2022 come sì. Consigliera delegata in Ambiente sì. S.p.A. Sì, allora un incarico che mi ha consentito innanzitutto di fare una buona palestra nella pubblica amministrazione, perché e il mio ruolo ha delle deleghe operative. L'anno scorso, in occasione delle dimissioni del precedente presidente, per 8 mesi ho avuto proprio tutte le deleghe, ho diciamo svolto le funzioni del presidente, e quindi ho imparato veramente tantissimo, perché ovviamente le deleghe di una SPA pubblica comportano una disamina di tutti gli acquisti, il rapporto con i dipendenti, quindi sono stata datore di lavoro, e una disamina del bilancio. Sono stati mesi veramente di grandissima crescita, dove ho dovuto quasi mettere da parte lo studio. Infatti ci siamo dovuti riorganizzare, poiché ero mattina e pomeriggio in azienda. E poi è arrivato il nuovo presidente, comunque ho conservato delle deleghe operative e mi sono in particolare specializzata nel diritto ambientale. Ho pensato anche qui come posso approfondire il mio studio dal punto di vista giuridico, e quindi sono diventata ambasciatrice di sostenibilità dell'azienda, e quindi partecipo sempre io appunto agli incontri, ai forum, ai convegni, alle sensibilizzazioni nelle scuole e anche nelle università. E proprio parlo di economia circolare e di sostenibilità, e quindi spiego che la sostenibilità non è soltanto quella ambientale, noi pensiamo sempre alle politiche ambientali, ma è anche sociale ed economica, e spiego come in effetti oggi il principio della sostenibilità è un principio costituzionale. Dal 2022, negli articoli 9 e 41 della Costituzione, la tutela dell'ambiente è proprio un principio costituzionale, al pari della salute, della libertà, della dignità, della parità. Quindi è diventato proprio, ecco, è nell'Olimpo dei diritti costituzionali. Quello certamente, però si dice che la nostra Costituzione in gran parte non è stata attuata, speriamo che almeno in questa parte l'attueremo. Certo, è vero. Anche perché ci sono delle sfide come la transizione ecologica, l'economia circolare. Esatto, esatto. Che questi non dovrebbero essere più delle chimere. Bravissimo, sì, l'economia circolare è importantissima, perché noi veniamo da questa cultura, e noi siamo quasi coetanei, veniamo da questa cultura degli anni Ottanta. Grazie per le coetanee, sono un po' più vecchiotta di te. Degli anni Ottanta, no? Dell'usa e getta. Sì. Ricordi che era quasi un vanto l'usa e getta, sembrava di aver raggiunto un traguardo, ma invece l'usa e getta è la responsabile, questa cultura purtroppo, dei grandi disastri ambientali che oggi noi viviamo. Quindi l'economia lineare del prodotto utilizzato e poi smaltito, invece l'economia circolare prevede proprio che il prodotto dopo l'utilizzo venga rivitalizzato e riutilizzato, con il risultato che il prodotto è proprio una risorsa, il rifiuto è una risorsa. E questo è un cambio di mentalità, per cui anche bisogna impegnarsi e lasciarsi anche in questo istruire. Noi abbiamo fatto tanti incontri con i cittadini, ma non basta mai, perché questo cambio di mentalità deve ancora pienamente avvenire. Però adesso c'è un momento di stand by, perché credo che sarai un po' impegnata fino al prossimo 8-9 giugno. Sì, ora sicuramente sospenderò la mia attività, ma anche per ragioni di correttezza, perché giustamente in campagna elettorale bisogna essere lontani da tutto ciò che non è la campagna elettorale, è un periodo, come dicevo, totalizzante. C'è stata l'inaugurazione della tua sede, com'è andata? Sì, molto bene, un grande afflusso di cittadini, di amici, di conoscenti, e come dicevo la mia campagna elettorale... Ecco, come la farai la tua campagna elettorale? Sì, allora la mia campagna elettorale sarà piena di contenuti, e in genere in campagna elettorale si prepara un discorso e si ripete quel discorso, che sicuramente è un discorso che rappresenta le ragioni dello scendere in campo, le prospettive, i progetti. Io ho pensato però di dare un contenuto ancora più profondo, e quindi in ogni incontro della mia campagna elettorale proprio dare un tema.
E il tema che ho dato all'incontro inaugurale della mia campagna è stato quello dei nostri giovani, infanzia e adolescenza a Pescara, perché credo che una governance che si occupi dei minori, una governance che abbia un focus sulle politiche ambientali, è una governance che va bene per tutti, perché vuol dire che il livello è talmente elevato, è talmente arrivata al cuore del senso del vivere in una comunità, che sicuramente anche gli altri aspetti saranno soddisfatti. Ma lei nel tempo è volato, lo sai, sì? Io sto così bene su questo Grazie. divano, vorrei rimanerci un altro po'. No, ma devi correre, c'hai degli Questo impegni da è svolgere, anche vero. la giornata di oggi. Grazie per essere stata Grazie ospite qui a a te, è Formattina. stato molto bello. Arrivederci. Arrivederci e a fra poco. Buongiorno ad Anna Verna, buongiorno Anna, Buongiorno, signor Ferruccio. benvenuta nei nostri studi. È un piacere averla qui perché con lei parleremo della storia sua, di suo marito e anche una storia di un'altra vita, quella di Manuela, che ha insegnato a tutti voi e a tutti noi a fare tutto con amore. O no? È una storia, ce la racconterai, ma innanzitutto chi è Anna? Cosa faceva nella vita? Cosa fa nella vita? Io sono la mamma di Manuela. E nella mia vita sono sempre stata accanto alle persone più fragili, tanto che ho insegnato ai ragazzi in difficoltà per tantissimi anni nell'Istituto Nostra Signora di Pescara, dove ho condiviso il progetto educativo che la scuola appunto ha nel suo cuore, mettere al centro i ragazzi e soprattutto quelli in difficoltà. Da qualche anno, 8 per l'esattezza, Manuela non c'è più, Manuela è la sua figlia. E per ricordare questo anniversario, come ogni anno, c'è un evento e quest'anno l'evento si terrà domani, sabato 27 aprile, l'ottavo anniversario della scomparsa di Manuela, con una santa messa, messa concerto, al Santuario della Divina Misericordia, qui a Pescara, alle 18:30 in Piazza Sacro Cuore, per intenderci. Celebrata dal rettore padre Lorenzo Ruggero. Il suo spirito, lo spirito di Emanuele, continua a vivere, con tutte noi, attraverso questo motto, fare tutto con amore. Sì, Manuela aveva proprio dato un senso alla sua vita facendo tutto con amore, perché ogni cosa, l'amore verso gli altri incondizionato, la sua semplicità, la sua umiltà, arricchiva veramente, ha arricchito chi ha avuto il privilegio di conoscerla. Manuela aveva scritto una poesia che poi aveva tramutato in musica ad un'amica che aveva avuto un periodo di difficoltà. Aveva scritto proprio il vero senso della vita è racchiuso in quattro parole: farò tutto con amore. Questo messaggio mi è entrato ancora di più nel cuore dopo la sua scomparsa e quindi ho cercato di fare tutto con amore affinché si realizzasse questo progetto così significativo, così importante per la regione Abruzzo. Ne parliamo fra un attimo, ma chi era Manuela? Ce la racconta questa Sì, ragazza? Manuela era appunto una ragazza, come l'ho detto, piena di vita, amante di tutte le cose della vita, sincera, laboriosa, infermiera professionale alla Stroke Unity di Pescara. Ecco, Ecco, vediamo una sua foto, una sua una sua foto immagine. che veramente ogni volta mi dà un colpo al cuore. Una ragazza che con un rapporto con tutti, un rapporto di amore incondizionato, come le dicevo. Lei non amava giudicare, neanche nelle situazioni più scabrose, lei trovava sempre il modo di dire: mamma, quella persona avrà avuto motivi per comportarsi così e quindi non bisogna giudicarla, bisogna aiutarla. E anche lei nel suo lavorare come in Nel suo ospedale. lavorare all'ospedale è ricordata da tutti, ancora oggi c'è una sua targa dove c'è scritto: sono qui con voi, per voi, perché lei non si rifiutava mai di fare ore in più, magari I turni dare di il cambio notte. di notte, dare il cambio a un'amica, proprio perché amava il suo lavoro, per lei era una missione. Poi il 2012, però, una notte. È arrivata una telefonata di Luca, un altro suo Sì, figlio. Cosa le ha detto?
Purtroppo il 2012 e il 21 sì. luglio del 2012 una telefonata ha sconvolto la nostra vita. Luca ci avvertiva che Manuela aveva avuto un problema ed era in coma, già intubata. Non so come abbiamo fatto, come ha fatto mio marito, soprattutto noi abitavamo in una casa di campagna vicino a Città Sant'Angelo e non so vestirci, non lo so, non ricordo forse perfettamente, e raggiungere l'ospedale. Emanuela era lì che non rispondeva più. Come l'avete vista? Qual è stata l'emozione che ha provato in quel momento? Forse l'emozione non si può descrivere, perché è un insieme di sensazioni, di emozioni che mi hanno quasi impietrita. Io la chiamavo, cercavo di dire: Emanuela, rispondimi. Ma Manuela non mi poteva più rispondere. Cosa aveva Manuela? Cosa le era accaduto? Era accaduta un'emorragia cerebrale da un problema regresso che però era stato curato e per 40 anni non aveva dato nessun problema. Poi d'improvviso si è improvviso. Non so se improvviso, questo è il tormento che ancora ho nel cuore, che abbiamo nel cuore, perché Manuela non lasciava molto trasparire, soprattutto a noi genitori. Cioè forse lei avrà avuto qualche avvisaglia, ma pur di non far preoccupare noi, mi diceva sempre: mamma, sto benissimo. Poi lei era in un ospedale, quindi io pensavo che potesse magari farsi dei controlli. Invece un'amica proprio del cuore dell'ospedale mi diceva che aveva avuto dei mal di testa e che lei le diceva sempre: sì sì, controllarmi, ma quello poi non l'ho fatto. Ho vissuto sempre, tra virgolette, con leggerezza, con, sì, amore, con fiducia. Con fiducia, perché lei forse pensava, forse, questo è un mio pensiero, che potesse iniziare anche un periodo troppo difficile e forse chissà se pensava di non volerlo affrontare. Vedendola quella sera su quel letto d'ospedale, è iniziata la vostra odissea di lei, sua e di suo marito Enzo, ma se vogliamo anche un'altra vita, sì, un altro modo di vedere la vita. Cosa è accaduto in 4 anni? Sì, io, signor Ferruccio, dopo la morte di Manuela, un dolore che annulla totalmente la vita, perché è innaturale, perché mai dei genitori dovrebbero vedere seppellire una figlia, pensavo di non farcela. Poi le confesso che, pensando ai tanti giovani, soprattutto dell'Abruzzo che avevo incontrato in coma nei vari ospedali dove siamo stati. Perché poi avete cominciato a girare? Sì, e questo, questa visione delle mamme, del dolore straziante delle mamme, ho pensato che dovevo reagire, e dovevo reagire soprattutto anche per la parte della mia famiglia, mio marito e gli altri due figli. E anche Luca, nipoti. Nipoti, Luca e Luciano. E così ho pensato, ma io penso che questa idea mi sia stata data proprio da Manuela, dell'associazione. Un'associazione intitolata Il risveglio di Manuela. E per questa associazione, che ha motivato la mia sopravvivenza, io ho lottato per tanto tempo. Però devo dire, con molta riconoscenza, a tutte le istituzioni, a partire dal prefetto, dai prefetti che si sono succeduti, alla ASL, alla regione, al comune, che sono stati tutti vicini, hanno saputo ascoltare il mio dolore e hanno dato rinforzo a questo progetto. Ecco, di questo progetto che arriva all'indomani purtroppo della scomparsa di Manuela il 26 aprile 2016, quindi 8 anni fa, sì, è l'anniversario, sì, proprio oggi praticamente, sì, domani ci sarà questa Santa Messa concerto. Sì. Ma intanto, dal 2012 al 2016, com'è stata la vostra vita? Che poi è quello che poi ha portato al progetto dell'associazione, sì, e di una cosa importante per l'Abruzzo che sembrava quasi irrealizzabile. Cos'è accaduto in questi 4 anni?
È accaduto che io mi sono rivolta a tutti, ma mi sono rivolta al signor Ferruccio anche con garbo, quello che mi riconoscono queste istituzioni. Ho saputo forse chiedere, sensibilizzare, far capire quanto potesse essere importante che tante famiglie abruzzesi io ho trovato a Porto Potenza, a Bologna, in Austria. Dove portava sua figlia? Dove portavo mia figlia. Nella speranza che... che potesse... Emanuela si era risvegliata. Sì. Si era risvegliata. Ma questo periodo di 4 anni nostro è stato un vero calvario sotto tutti i punti di vista, psicologici, di dolore, di solitudine, illusioni, delusioni e anche, mettiamo, l'aspetto economico, che io non voglio mettere in risalto, ma lo metto in risalto per le tante famiglie che ho visto soffrire, anche la fame. Per fare finanziare questi viaggi? Viaggi. In Austria, per entrare in Austria, signor Ferruccio, bisogna, quando ti danno l'autorizzazione, bisogna versare prima minimo 30.000, 40.000 euro per i 3 mesi di degenza, che non bastano. Oltre ad avere un alloggio per mio marito, piccolino che sia, perché io dormivo sempre con mia figlia. E ho visto veramente il problema angosciante di questo periodo. Allora, pensando a loro, in Abruzzo non c'era questo centro risveglio. Ho cercato di far capire l'importanza, anche se la ASL aveva già fatto, deliberato un sì. piano per cui questo, più che centro risvegli, forse l'avrebbero chiamato riabilitazione specialistica, non so. Invece io ho dato proprio il nome centro risvegli. E allora, quando sembrava che la ASL avesse già predisposto, io, senza avvertire nessuno, ho scritto una lettera amanuense al ministro della Salute Schillaci, per avvertirlo di questa bella prospettiva di un reparto per i risvegli. E devo dirle, signor Ferruccio, che la sensibilità di questo ministro è veramente stato toccante, perché una sera verso le 8 mi arriva una telefonata della sua segretaria dicendo che lui si era commosso alla lettera e sarebbe venuto a inaugurare il centro il 10 dicembre del 2022. Ma non è stato facile, perché c'è stato il momento del commiato sì. da Manuela e poi ci sono stati dei giorni difficili. Difficili, difficilissimi. Un coraggio abbiamo avuto, perché io parlo in prima persona, ma in questa prima persona c'è anche mio marito, naturalmente. Abbiamo dovuto avere forza e coraggio, ma sono due cose che per avere forza ci vuole coraggio. E per avere coraggio ci vuole forza. Poi si è ricordato che il motto di Manuela era fare tutto con amore. E io quindi bisognava fare qualcosa. E soprattutto darsi agli altri. Verso gli altri. Io adesso, per esempio, che il centro le sa, è funzionante, e io lo chiamo già un'eccellenza, perché abbiamo avuto delle, non guarigioni, ma dei risvegli inaspettati. Io sì. vado a supportare le famiglie che hanno bisogno. Come ha incontrato il professor Daurizio, che poi è stato il responsabile di questo responsabile centro, animatore di tutto. Animatore di tutti, di questo centro del risveglio e di riabilitazione sì, dal coma all'ospedale di Popoli, che è una realtà stupenda per la nostra regione. Io ho conosciuto il dottor Daurizio quando Manuela era appena rientrata dall'Austria e si stava quasi un po' aggravando la respirazione, per cui avrebbe avuto bisogno di una terapia respiratoria. E avevo saputo che a Popoli c'era questo centro di riabilitativo della medicina fisica riabilitativa che poteva essermi d'aiuto. E lui mi ha aperto subito, mi ha dato subito questo consenso. Addirittura, quando ho fatto la richiesta che non potevo lasciare sola mia figlia, perché non l'avevo mai fatto, mi aveva dato la possibilità di dormire accanto a lei.
Poi non ci siamo andati perché Emanuela si è aggravata. Però Carlo D'Aurizio è il mio braccio, no, io sono vicina a lei, lui ha fatto tutto, sta facendo tutto, e anche lui, adesso nell'ospedale di Popoli, signor Ferruccio, c'è una targa, che il ministro Schillaci ha dedicato a mia figlia. E io quando vado lì a Popoli sento mia figlia rivivere, e vedo che questa targa con la scritta fareture... Una targa, dovremmo vederla, eccola qui. Questa è questa. Sì, bravissima, quella lì, dedicata a Manuela Verna, perché io quando vedo che quella, anche fare tutto con amore, è come se questo ospedale, questo personale agisca proprio in virtù di queste parole. E poi sono certa che Manuela in quel reparto, come ho scritto, tenderà la sua mano e darà voce a chi nel buio non vuole più restare. Prima la regia ci ha mostrato anche l'immagine, è venuto il ministro Schillaci, sì, all'inaugurazione, sì, oltre ai massimi referenti regionali, quindi una cosa assolutamente gratificante, cioè una cosa voluta da parte sua e di suo marito, il professor D'Aurizio, però alla fine è ottenuta. Sì, l'ho ottenuta veramente con questa lettera, questo merito me lo posso prendere, perché questo ministro con il quale sono ancora in contatto, per qualsiasi motivo lui dice che posso rivolgermi a lui, posso chiedere se qualcosa che devo ancora realizzare, e devo ancora realizzare qualcosa che poi gli dirò, e devo dire che è una persona estremamente umana e sensibile, che io ho nel cuore. Ci sono i risvegli, prima lo ricordavi, però vanno accompagnati, ed è questo poi il mio scopo, la funzione più importante del centro, no? Adesso anche a questo concerto che si farà verrà una famiglia che ha una figlia di 22 anni che è stata in coma irreversibile per 7-8 mesi, adesso si è svegliata, già poggia i piedi per terra, risponde a delle domande anche se labiali. Ieri sera proprio sono venuti a casa mia perché loro mi chiamano che sono il loro angelo, ma non sono io l'angelo, Emanuela. E veramente li sto supportando in tutti i modi. Io ho detto a questa mamma così preoccupata non solo per lei ma anche per motivi suoi che le sarò vicina sempre, che mi potrà chiamare in qualsiasi momento della giornata e finché avrò vita il centro di risvegli di Popoli, come le famiglie, perché nel campo medicale non posso fare molto, avranno un supporto concreto, tangibile. Non solo il centro risvegli, anche perché lei è stata insegnante, va spesso e volentieri, spesso ci siamo incontrati nelle scuole a parlare, sì, con i bambini. Sì, vado a parlare con i bambini per dare un messaggio molto importante, cioè la prudenza e la sicurezza, perché spesso i bambini magari nel loro modo di essere così un po' allegro, superficiale, commettono delle azioni che possono pregiudicare la loro salute. E con loro la salute e le loro famiglie che vanno veramente ad attraversare momenti dolorosissimi. Abbiamo visto dei palloncini in una delle tante scuole che ha visitato. Quando le chiedono di Manuela, cosa risponde? Io dico sempre che Manuela adesso, quando infatti in quelle manifestazioni che ricorre il 7 ottobre, che è la giornata internazionale dei risvegli dal coma, e sono bambini bellissimi, io faccio alla fine della messa, delle celebrazioni, faccio lanciare dei palloncini nel cielo con dei messaggi. Dei messaggi perché i bambini fin da piccoli devono essere sensibilizzati che nella vita c'è la sofferenza, c'è la morte, però dopo la morte c'è l'eternità, la visione, bisogna farla apparire in un modo leggero. E allora in questo volo io dico che adesso questi palloncini raggiungeranno Manuela per esaudire i loro pensieri. Bello. E ogni anno, dal 2016, c'è la celebrazione della messa, a ridosso del 26 aprile, sì, per ricordare
Manuela. Manuela, una giornata di preghiera, ma anche se vogliamo di messaggio, perché sì, c'è sempre un messaggio che lei rivolge all'auditorio, spesso e volentieri istituzionale, con le autorità civili e militari, oltre che religiose, che celebrano la Santa Messa. Sì, perché io tutti gli anni abbiamo fatto questa celebrazione bellissima, ricca di emozioni, e quest'anno ho voluto proprio di proposito farlo in una chiesa centrale. Innanzitutto perché devo rivolgere un ringraziamento, scusi un attimo, che bella, un ringraziamento proprio sentito al sindaco di Pescara e all'assessore Cremonesi, perché questo concerto, che era stabilito dall'Accademia degli Orfei e da altri musicisti, è stato dedicato a Manuela Verna. Un gesto veramente di condivisione, di vicinanza, di sensibilità. E quindi questa messa in una chiesa centrale vuole essere un messaggio di sensibilizzazione, di conoscenza per quelle persone che non ancora conoscono questa realtà, e soprattutto mettere sempre al primo posto mia figlia. Mia figlia, che sono certa, con la scia che ha lasciato dopo la sua morte, vivrà in eterno, perché chi muore vive nei ricordi, non muore mai, Ferruccio. Emanuela è un ricordo continuo, perenne, che il tempo non riuscirà mai a lenire. Do qualche informazione di servizio, perché per avere informazioni, eccetera, avete messo in disposizione una mail, quella di ezio.verna39@gmail.com, e un numero di telefono, il 328 26 76 983, oppure non è riportato in grafica, comunque c'è anche il 324 sì, 54 69 435. Questo per avere tutte le informazioni necessarie. Ricordiamo questo evento che si terrà domani, sabato 27 aprile, l'ottavo anniversario della scomparsa di Manuela Verna, alle 18.30 la messa concerto al Santuario della Divina Misericordia, una messa celebrata dal rettore padre Lorenzo Ruggero, e ci sarà anche questo concerto, come ricordava, molto importante ed è gratificante che venga unito in un momento. Sì, questo concerto sarà per unire l'aspetto spirituale e religioso al linguaggio universale della musica. Una musica di Mozart, il Requiem di Mozart, che io sono certa sarà capace di innalzare i nostri cuori fino a raggiungere il cielo. E quindi Manuela, prima di salutarci, cosa sta facendo? Perché non si è fermata? No. Allora, l'altro progetto che ho in mente, che già stiamo per avviare a buon punto, cioè di creare un nucleo abitativo per le famiglie che, anche se in paesi limitrofi, hanno sempre il disagio a popoli dintorni. E il sindaco, qui devo nominare un'altra persona molto vicina a noi, il sindaco di Popoli, ci ha detto che ci darà due o tre stanze in un palazzo dove sarà messa una parte l'hospice, mi ha già annunciato, e queste tre stanze per le persone che sono in cura, al centro di risvegli. Naturalmente le stanze le arrederò io, metterò tutto io a posto come associazione, perché le sa, signor Ferruccio, che ogni tanto facciamo delle donazioni. L'ultima che abbiamo fatto, un'attrezzatura, diciamo, un ausilio per recupero degli arti inferiori e superiori all'ospedale di Popoli, del costo abbastanza anche elevato, in modo che siamo di aiuto. L'ASL non ci nega nulla, ma quando io capisco che l'ospedale magari ha bisogno urgentemente di un qualcosa che possa aiutare le persone, subito io rinuncio. anche bisogna fare tutto con amore, e magari sarà quello, esortiamo tutti i nostri telespettatori a fare altrettanto ogni giorno, quotidianamente, nei confronti delle altre persone. Forse saremmo un po' meglio. Certo, la condivisione, la vicinanza, anche la solidarietà verso queste cose così importanti, io penso che faccia bene più
a chi lo fa che a chi le riceve. Io ho fatto sempre così nella vita, non è che sono cambiata in questa situazione drammatica della mia famiglia, però adesso ho una motivazione ancora più forte che mi spinge ad essere sempre di più e fare tutto con amore. Grazie Anna per averci portato questa testimonianza e soprattutto aver insegnato, speriamo, qualcosa ai nostri telespettatori. Io penso ringrazio di sì. Anche Enzo. Anche Ezio? Io penso di sì, le persone sono buone. Io credo nelle persone, credo nella sensibilità delle persone, perché il Signore vuole che ogni volta che mi avvicino a qualcuno, io le vedo così disponibili, così. Quindi forse bisogna credere in più. Come credere in più nella buona sanità del nostro Abruzzo. Buona giornata. Grazie, grazie a te Ferruccio. Grazie a voi, l'appuntamento per domani ve lo abbiamo ricordato e un buon weekend a tutti quanti. Noi torniamo con Formattino martedì alle ore 8. Arrivederci.